Buongiorno ai nostri telespettatori, nuovo appuntamento con il TG Mattina di TRG, la nostra rassegna stampa anche oggi in questo ultimo sabato di agosto e come è accaduto dal sisma a questa parte leggeremo prime pagine, interi servizi dedicati ovviamente al terremoto che ha scosso Amatrice e parte delle Marche. Siamo al Corriere dell'Umbria, la prima pagina, un'altra Umbra. Fra le vittime si tratta della professoressa originaria di Narni, Floriana Svizzeretto, ed oggi è lutto nazionale, si svolgono i primi funerali ad Ascoli, Mattarella e Renzi saranno nelle Marche per le esequie. E poi fotografata la faglia da Norcia ad Amatrice, il terreno si è abbassato su un'area di 20 chilometri. La torre di San Pellegrino come il Torrino di Foligno, il simbolo dell'Umbria ferita, piegato dal terremoto. E c'è la cronaca dall'Umbria con i due fratelli anziani trovati morti in casa nel bagno dell'appartamento in cui vivevano in affitto a Madonna Alta. Vengono ipotizzate le cause naturali. Il decesso sarebbe avvenuto 5 giorni fa. Perugia lascia i figli in auto per giocare alle slot e da Spello le suore di clausura incontrano il Papa. Sono uscite per la prima volta dal loro convento insieme al vescovo di Foligno. Andiamo alla prima pagina della Nazione Umbria, anche questa dedicata al terremoto, in particolare alla coppia di Orvietani, Matteo Gian Lorenzo e Barbara Marinelli, che erano ospiti dell'Hotel Roma, lo strazio perché continua la loro ricerca e le speranze si assottigliano man mano che passa il tempo, ma i loro familiari continuano ovviamente a cercarli nella speranza che in qualche modo si possano essere salvati. I numeri dell'emergenza, effetto terremoto, oltre 700 umbri assistiti nelle tendopoli e per quanto riguarda, chiedo scusa, le tasse, il governo ha deciso di sospenderle a Norcia, Preci, Monteleone e Cascia. E torna la notizia della responsabile del museo di Amatrice, la professoressa era di Narni. A Madonna Alta, due anziani fratelli morti in casa, avevano 79-81 anni, li hanno trovati dopo diversi giorni, uno colto da malore, l'altro inciampa e cade. Spello, dalla clausura escono per fare visita al Papa, fuori dal convento dopo decenni e a ferro di cavallo, bimbi soli in auto, il padre va a giocare alle slot. Siamo alla prima pagina del Messaggero dell'Umbria, io salvo nell'inferno di Amatrice, la testimonianza è di Angelo Zaroli, commerciante perugino, chiedo scusa, che si salva in un paesino vicino all'epicentro. Pensavo che il letto finisse contro il soffitto, il borgo ristrutturato con il progetto di tecnici umbri. Perugia, fratelli anziani morti in bagno da 5 giorni e ancora un gruppo di perugini in vacanza sul Gran Sasso per un ritiro spirituale organizzato dalla diocesi di Perugia, terrorizzati ovviamente dalla scossa notturna che ha raso al suolo le città del centro Italia. Allarme turismo, la regione appronta il piano. Lunedì in giunta si analizzano in effetti i brutti effetti collaterali di questa scossa. Le principali città turistiche dell'Umbria vengono disertate dai turisti che o fuggono o annullano le loro prenotazioni e quindi un piano per far fronte a questo e per ricordare che le zone, come ha spiegato il sindaco di Assisi pochi giorni fa, Stefania Proietti, come Assisi, Spello, Foligno, le zone umbre che furono colpite dal terremoto del 97 sono non toccate da questi problemi. Padre Martino, repliche distanti, evoluzione più rapida e poi Matteo e Barbara tra le macerie, l'angoscia continua, i soccorritori ancora non hanno rintracciato la coppia orvietana dispersa dopo il terremoto. Niente tasse per 4 comuni, le tende montate a Castelluccio resteranno operative per molte settimane, intanto per i comuni maggiormente colpiti dal sisma sono previsti sgravi fiscali. E poi l'angolo del meteo, trionfa il sole e poi le piogge tra martedì e mercoledì. Prevista
prossimi. Siamo ora alle pagine regionali, come sempre dal Corriere dell'Umbria, dove continua lo speciale dedicato al terremoto, il primo piano, oggi è lutto nazionale, primi funerali ad Ascoli Piceno, il numero dei morti sale a 281, quello dei feriti a 388, nelle Marche non risultano più persone disperse, mentre nel Lazio sono ancora molte, ieri altre scosse a catena, la più forte magnitudo 4.8 alle 6.28. Il suolo di accumuli abbassato dal sisma di 20 centimetri, la scoperta grazie all'aiuto di un satellite giapponese individuato con precisione anche tutta la grande faglia che va da Norcia ad Amatrice. Ci sono tre faglie attigue altamente pericolose, accelerare la sicurezza, l'allarme proviene dalla Commissione Grandi Rischi e poi il confronto tra la torre con l'orologio di San Pellegrino di Norcia che è crollata, aveva l'orologio fermo alla prima scossa ed è successo lo stesso con il Torrino di Foligno che divenne il simbolo del terremoto del 1997, una forte scossa fece poi crollare la lanterna del Torrino mentre i vigili del fuoco cercavano di metterla in sicurezza. Sono stati sospesi i pagamenti delle bollette di luce, gas e acqua nelle zone colpite e nel Reatino ci sono ancora 15 dispersi, si va avanti nella ricerca tra le macerie, ad oltranza nella lista moltissimi sono abitanti di Amatrice. Per la scuola crollata il comune di Amatrice si costituisce parte civile, il sindaco Pirozzi ha detto date speranza a questa gente, è necessario mantenere il senso di appartenenza della comunità locale. Mettetevi a disposizione dei soccorritori e aiutateli, lo ha detto il primo cittadino agli amatriciani e poi Mattarella visita anche il Lazio, ferito questa mattina il presidente prima di raggiungere Ascoli Piceno, fa tappa in provincia di Rieti. Viabilità compromessa, genio militare in campo, il terremoto e il lungo sciame sismico hanno complicato la situazione dei collegamenti con le aree laziali da soccorrere. Ed è stata trovata purtroppo morta la professoressa originaria di Terni, Floriana Svizzeretto, la conferma dalla Croce Rossa, la città della Corsa all'Anello si è stretta attorno alla famiglia, da Orvieto continua intanto l'attesa per la coppia dispersa. 1000 i posti letto sistemati, tutti al lavoro senza sosta. Forze inesauribili per i soccorritori che sono arrivati in Valnerina, più di 500 persone hanno avuto una costante assistenza. Il bilancio è quello dei volontari umbri da Foligno, sede del centro regionale Prociv. Non ci sono morti grazie alla qualità del recupero, questa nella tragedia è una buona notizia di chi ha saputo imparare dal passato. Il sottosegretario agli interni Giampiero Bocci ha fatto visita alle zone colpite, ora dobbiamo evitare un nuovo isolamento. A Castelluccio 30 in tenda, al via le verifiche degli edifici, a dormire negli alloggi provvisori anche un'anziana di 88 anni, due coperte a testa contro il freddo notturno. E scatta il piano degli aiuti, imposte sospese a Norcia, Cascia, Preci e Monteleone. Nocera Umbra mette a disposizione le casette per ospitare la gente rimasta senza casa, quelle utilizzate in Umbria dopo il sisma del 97 e poi le chiese umbre sono pronte a sostenere le comunità della Valnerina. Ancora per le cronache regionali si parla non più di terremoto, nuove prospettive e il futuro dell'aeroporto regionale, incontri e contatti per uscire dall'isolamento, finite le vacanze estive cominciano, i faccia a faccia con altre realtà, il comune di Assisi vola a Catania per avviare rapporti. E questa era la cronaca regionale dal Corriere dell'Umbria, siamo alla Nazione che torna a descriverci ciò che accade nelle zone terremotate, gli effetti del terremoto sciame infinito, quasi 1000 scosse, oltre 700 assistiti in tendopoli, a Norcia un drone controlla la Basilica di San Benedetto, sorvegliato speciale anche il campanile di Castelluccio che è gravemente lesionato. Sospese le tasse, aiuti fiscali a 4 comuni, a Castelluccio l'acqua non è potabile, purtroppo questo è l'ennesimo effetto del sisma e c'è la storia di un'antica fontana che si è prosciugata a Campi di Norcia.
Ancora è morta per l'arte, la Svizzeretto dirigeva il museo, l'hanno trovata sotto l'abitazione crollata, era originaria di Narni dove aveva una casa. Matteo e Barbara, dolore infinito, la speranza negli occhi del padre, la moglie non era solita seguire il marito nei viaggi di lavoro. Umbria, regione ad alto rischio, 1000 anni di terremoti, ecco dove la scossa più forte mai registrata è stata pari alla magnitudo 6,7. Il modello ricostruzione, riedificare i paesi solo se serve, lo dicono i costruttori umbri che affermano prendiamoci 6 mesi per ragionare insieme. Rischiamo, ha detto Massimo Calzoni, presidente dell'ANCE Umbria, di fare piani di ricostruzione dei piccoli centri e quando finiscono i lavori scoprire che metà degli abitanti è morta e l'altra metà è emigrata. Lasciamo le cronache che riguardano il terremoto e proseguiamo con quelle regionali dal Messaggero. Anche qui si parla del sisma sbalzato dal letto, ma le case ristrutturate da noi hanno tenuto. Ha parlato Angelo Zaroli, perugino, che la notte della scossa maledetta era in una frazione di Amatrice e parla dei lavori dei tecnici umbri. Il racconto del commerciante, buio e polvere, ma i nostri ospiti sono salvi. Che paura quelle scosse sul Gran Sasso per un gruppo di oltre 300 perugini colpiti dal terremoto durante un ritiro spirituale. E poi Padre Martino, siciliani, repliche più distanti, arriva l'ultima zona della struttura, il direttore del Bina conferma crisi più veloce del 97, l'ipotesi dell'esperto, diremmo ottimistica per fortuna, superato il fenomeno in corso, zona tranquilla per molti decenni. Turismo, piano antidisdette della regione, il caso Perugia, Casaioli, qui è tutto ok. Dunque il turismo, un altro fattore critico per l'Umbria. Barbara e Matteo, l'angoscia continua dopo 3 giorni di ricerche, non è stata rintracciata la coppia dispersa dopo il terremoto. Il Messaggero ci ricorda che Narni perde Floriana Svizzeretto e Adamelia, i volontari del CISOM sono stati tra i primi nei luoghi del sisma. Ancora tasse sospese nei comuni maggiormente colpiti. Castellucci, il paese più in difficoltà, salta la condotta dell'acqua potabile. Bocce e Lamarini incontrano i sindaci per un primo bilancio dei danni. E Papa Francesco ha invitato le Clarisse di Spello per una preghiera speciale per i terremotati. Furono anche loro tra quelli nella comunità umbra colpiti dal sisma del 97. A Norcia sono stati devastati 2 scrigni colmi di tesori d'arte inestimabili, il santuario della Madonna Addolorata, al quale è crollata la volta, e l'abbazia di Sant'Eutizio a Preci, sulla facciata si è aperto uno squarcio. Queste erano le cronache regionali, come sempre un occhio all'economia umbra e alla cultura, economia dalle pagine del Corriere dell'Umbria, JP pronta a riaprire ma preoccupa l'intervento bancario, addetti al lavoro già a settembre, FIMCISL subito l'incontro al Ministero per le linee di credito. E poi sostenibilità, torna a fine settembre all'Umbria Fiere di Bastia Umbra, la fiera sul consumo critico con iniziative e progetti anche per insegnare agli studenti percorsi innovativi con Fai la cosa giusta, questo è il nome della fiera, arrivano nuovi stili di vita. E siamo alla cultura e gli spettacoli, il Corriere dell'Umbria, il concerto del soprano Emma Kirby al Festival Federico Cesi Musica Urbis, si è chiusa la sezione main dedicata alla chitarra e alla musica antica, fine settimana l'insegna dei suoni sia a Bevagna che a Spello. E Sofia Pompei, incoronata ad Eruta Miss Umbria e porterà la bellezza regionale alle finali di Miss Italia in programma a Jesolo il 10 settembre. Ancora per appuntamenti culturali e spettacoli, siamo all'inserto estate. Sofia Pompei di San Giustino, 19 anni, studentessa, è Miss Umbria, che gioia, dice, sono solare ma anche permalosa, amo la danza e la pasta asciutta. E poi a Perugia, spasso con gli Etruschi, Velimna, Ponte San Giovanni, sfilate in costume ed eventi. E chiudiamo con gli appuntamenti culturali e gli spettacoli del Messaggero che ci parla di Todi, Festival del Cuore, la kermesse che parte oggi sarà dedicata alle vittime del terremoto. Il direttore generale Diana Del Vecchio dice doppia raccolta fondi.
Miss Sofia corre per l'Italia in tre per la bellezza mondiale, ecco la più bella della regione, Nicole Pippi, Elena Silvia e Umaina Sediat, finale Miss Umbria per Miss Mondo. Melelli e l'Umbria sullo schermo, dal cinema muto fino a Don Matteo, l'autore critico perugino racconta il suo ultimo libro. La nostra regione, ha detto, è stata spesso utilizzata per raccontare una realtà astratta. E queste erano le pagine di cultura e appuntamenti per la nostra Umbria. Ora siamo ai territori umbri, a partire da Perugia, con purtroppo la storia di cronaca dei due anziani trovati morti. Due fratelli sono morti insieme, l'ipotesi è quella di cause naturali, uno per arresto cardiaco, l'altro sarebbe caduto tentando di soccorrerlo. E ancora, si fingono runner per rubare nelle auto, una giovane coppia è stata arrestata dai carabinieri, avevano appena rotto il finestrino di una vettura al percorso verde. A Perugia, sbaracco in centro, grande entusiasmo tra i commercianti, 70 gli operatori che hanno aderito all'iniziativa che si conclude a mezzanotte, oggi è previsto il boom. E arriva Velimnia, viaggio nel tempo degli Etruschi, la Kermesse a Perugia. Ancora, domani è il giorno del Palio di San Rufino, siamo ad Assisi, oggi il corteo storico dalla piazza alla cattedrale, dunque entra nel vivo la manifestazione che in questi giorni ha creato un'atmosfera d'altri tempi con tante iniziative. Ad Assisi, zona bassa senza acqua per un guasto, nel primo pomeriggio si è tornati alla normalità, e ad Assisi domani spazio alla musica emergente umbra, River Rock Festival ospita questa sera Tai Tai e i Marlene Kunz. Ancora per le cronache locali, siamo a Città di Castello, contro il razzismo, sì all'integrazione e non all'invasione, il PD ha presentato la sua ricetta rispetto al delicato problema accoglienza dei richiedenti asilo nel comune. E poi sull'omicidio di Katia Dellomarino, le indagini si concentrano nel territorio di San Giustino, in particolare fra le frazioni di Selci e Lama. È deceduta all'ospedale di Perugia la pensionata investita da un'auto. L'incidente si era verificato martedì pomeriggio in via Gabriotti. A Gubbio è tutto pronto per il pellegrinaggio lungo il sentiero di Francesco. I fedeli partiranno dal Vescovado di Assisi per raggiungere la città dei Ceri con sosta alla tomba del Poverello. E poi a Gubbio gli sbandieratori domani si esibiranno alla Reggia di Caserta. Una fionda umana ha dato il via ieri pomeriggio alla notte dello sport, hanno aderito oltre 50 associazioni. E ancora per Gubbio un caleidoscopio di avvenimenti per tutti i gusti in città e nei dintorni. Ancora Gubbio, mostra di 40 artisti per solidarietà alle missioni in Bolivia e Madagascar sino al 4 settembre alla Galleria della Porta a cura della Caritas Diocesana, mentre oggi si festeggia sempre a Gubbio la Madonna del Sasso, le celebrazioni si svolgeranno nella chiesa immersa nel parco del Coppo. Gualdo Tadino, 59 anni al servizio del prossimo, l'Avis Pasquarelli festeggia i suoi donatori e poi feste religiose in onore di San Facondino, la comunità parrocchiale, quelle di Palazzo Mancinelli e Vaccara oggi e domani rievocano il loro primo vescovo. Foligno, il turismo conferma un trend positivo ma gli stranieri sono in diminuzione, Patriarchi dice la sinergia vince. E Papa Francesco incontra le clarisse del monastero di Valle Gloria, le suore accompagnate a Roma dal vescovo Sigismondi. Disco verde al decreto per salvaguardare l'area archeologica di Fiamenga, l'atto della Commissione regionale per il patrimonio culturale dell'Umbria è stato voluto per tutelare le recenti scoperte. E a Trevi necessario monitoraggio contro gli attacchi della mosca olearia che, ricordiamo, aveva funestato la produzione umbra di 2 anni fa, questo quanto è emerso nel corso di un recente seminario per fare il punto sulla situazione con gli agricoltori della zona. Siamo ai territori del quotidiano La Nazione, siamo con la cronaca a Perugia, i due fratelli morti insieme, trovati senza vita nella loro casa, uno stroncato da un malore, l'altro è caduto, dramma Madonna Alta, l'allarme dato dal legale che assisteva i due anziani. E poi il brutto episodio di cronaca dell'uomo che ha lasciato i bambini in auto per giocare alle slot, abbandona i figli
di 3 e 8 anni, erano le 18:30 di ieri, il padre è denunciato, sono stati i carabinieri ad intervenire avvisati da alcuni passanti che hanno visto i bambini in auto, fortunatamente per loro, anche nonostante le temperature di ieri, nessuna conseguenza. E per la prevenzione incendi boschivi, weekend di attenzione. Donna muore in ospedale, 5 indagati, il decesso in cardiologia, l'esposto dei familiari, è stata effettuata l'autopsia. E ancora lo shopping con il super sconto, ecco tutti i negozi che aderiscono, è partito lo sbaracco, coinvolte attività nell'intero centro storico. Troppi incidenti in quell'incrocio, arriva la fotocamera, spara multa, Madonna Alta, 26 scontri in un anno, occhio elettronico ai semafori. Ospedale a Castiglione del Lago, donati 200.000 euro, scatta il piano di rinnovamento. E per le cronache assisane, nuovo collegamento aereo, sinergie turistiche con Catania, l'assessore del Comune di Assisi Eugenio Guarducci in missione in Sicilia, voli da novembre l'aeroporto siciliano movimenta 10 milioni di passeggeri. E da Bastia Umbra, incidente sulla 75, sono state coinvolte 3 auto, 2 le persone ferite. Andiamo a Gubbio, il comune vende i suoi gioielli, anche lo storico Palazzo Palmi, l'operazione servirà a finanziare lavori pubblici e il consigliere Francesco Gagliardi in consiglio comunale a Gubbio propone gettoni di presenza solidali da devolvere ai terremotati. In breve, sopralluogo sugli stucchi interni della chiesa della Madonna del Prato e il Festival di San Biagio a Gualdo Tadino, note classiche al Teatro Thalia. Ancora Gubbio, Expo Art 2016, la mostra benefica, il ricavato alle missioni a Gualdo Tadino, GC Soccer Days 2 in campo calciatori e calciatrici. Assuntina non ce l'ha fatta, morta la pensionata investita, il terribile incidente si era verificato martedì scorso, violentissimo, il trauma alla testa, oggi i funerali. Città di Castello, Festival delle Nazioni, la solidarietà verso gli sfollati con il concerto di Rocchia Traoré. E ancora Città di Castello, richiedenti asilo sì ai piani di inclusione, la posizione del PD, progetti Arci e Caritas. E a Città di Castello, la città in lutto per la morte di Carlo Bianchini, imprenditore di 62 anni. Siamo a Foligno, le suore di clausura dal Papa, prima volta fuori dal convento, le clarisse a Roma accompagnate dal Vescovo Sigismondi, una uscita definita storica dalla Nazione, un incontro emozionante, il Pontefice ha invitato a pranzo anche l'autista. Ex zuccherificio, l'accordo trilaterale stenta a decollare, al lavoro la commissione speciale presieduta da Stefania Filipponi sul maxi progetto. E chiudiamo con i territori dal Messaggero dell'Umbria di oggi, per Perugia, anziani morti in bagno da 5 giorni, la cronaca in primo piano, il dramma è accaduto come abbiamo già letto a Madonna Alta, i corpi senza vita di 2 fratelli sono stati ritrovati uno sopra l'altro dopo aver sfondato la porta di casa. E la brutta storia, chiude i figli in macchina e va a giocare con le slot, ancora da Perugia, sbaracco, primo giorno soft, il pianone atteso per oggi, t-shirt a 10 euro, capi griffati a metà prezzo, i commercianti si sfidano a suon di offerte. E Avelimna, eventi etruschi, indagando l'Eros al via, l'edizione numero 14 della rassegna, tanti appuntamenti sul filo del mito. Ancora Perugia, al percorso verde sono stati fermati dai ladri in tuta e scarpe da corsa. Uomo e donna si mimetizzavano tra gli amanti del jogging per spaccare le auto e rubare qualsiasi cosa. Pian d'Assino, discarica a cielo aperto. Il presidente del consiglio di quartiere a Umbertide denuncia un'altra situazione di degrado, un prato come una favela. Nella stessa area il sindaco Locchi aveva vietato l'utilizzo delle acque provenienti dai pozzi inquinati. Ad Assisi parte l'operazione Città Pulita, l'esperimento diventerà una prassi, il sindaco parla di una città che come la nostra dice deve presentarsi ai turisti nel migliore dei modi possibili. E a Città di Castello al Festival delle Nazioni di François D. e Gilbert Bécaud e a Umbertide è morta l'anziana rimasta ferita in un incidente, la donna di 69 anni non ha superato i traumi provocati dall'investimento, oggi i funerali alla collegiata. A Città di Castello addio a Bianchini, imprenditore in lutto,
Carlo Bianchini scomparso all'ospedale di Perugia. E ancora per i territori, siamo a Foligno al via la raccolta di giochi per i bambini terremotati. Oggi si potrà contribuire ad alleviare le sofferenze dei bisognosi più piccoli. Tanta gente, soprattutto i giovani, si sono rimboccati le maniche per aiutare. E a Foligno in campo la Caritas di Foligno e il comune di Nocera per dare sostegno alle popolazioni terremotate. Le strutture di Rasiglia e Serrone sono state messe a disposizione per accogliere le famiglie colpite. Intanto a Cannara tutto pronto per esaltare la cipolla con la festa dedicata all'ortaggio. E siamo al termine anche della prima parte della nostra rassegna stampa. Ora una brevissima pausa e poi torneremo con lo sport. Restate con noi.